15.000 presenze, 48 laboratori didattici e anche attività per bambini, ancora 18 conferenze, 16 momenti tra spettacoli, presentazioni, libri, anteprime e festival e anche film. Tutto questo al centro della prima edizione di Bitus, ovvero la Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica, un progetto che punta alla rinascita di due mondi che purtroppo hanno subito un forte impatto a causa dell'emergenza pandemica, appunto il turismo e la scuola. Ne parliamo oggi con l'ideatore e l'organizzatore di tale progetto, di questa 4 giorni, il buongiorno a Domenico Maria Corrado. Salve, grazie di essere qui con noi quest'oggi. Buongiorno a voi, buongiorno ai vostri telespettatori e complimenti per la vostra trasmissione, che quando è possibile vedo sempre con molto piacere. Grazie davvero delle parole lusinghiere, non è scontato, non è banale, ma puntiamo adesso a raccontare al nostro pubblico dell'importanza di questo progetto, no? Che punta a far ripartire la didattica a distanza, nel senso vero di una didattica, quella che noi tutti quanti abbiamo conosciuto nel periodo pre-pandemico, quindi fuori dalle aule scolastiche. Sì, in realtà la Bitus è proprio quello che dicevi tu, l'incontro tra la domanda e l'offerta dei viaggi culturali e della didattica fuori la classe. Per spiegarmi meglio faccio sempre questo esempio. Quando andavamo noi a scuola, io ho una certa età, quando andavamo a scuola e ci portavano a visitare gli scavi di Pompei, per noi era un'occasione di una scampagnata sostanzialmente. Oggi invece la visita al Parco Archeologico di Pompei rappresenta una lezione didattica che si sviluppa fuori dalle mura della classe. Ecco, e questo è quello che noi abbiamo inteso fare con la Bitus, cioè dare una vetrina internazionale a tutte le realtà museali, archeologiche, speleologiche, come vedete nelle immagini, questo è il parco del polverificio borbonico, un edificio che era chiuso da 40 anni e che grazie alla Bitus è stato riaperto e restituito alla fruizione pubblica. Ecco, dicevo, la scoperta di questi luoghi che possono rappresentare non solo meta di viaggi di istruzione e di gite scolastiche, ma anche e soprattutto luoghi da conoscere, da studiare e da, come dire, valorizzare. Da valorizzare, non a caso, appunto l'ha ricordato lei, l'ex Real Polverificio Borbonico del Parco Archeologico di Pompei è stato per l'appunto riaperto contestualmente alla presenza dei ragazzi quali visitatori, no, di questo sito. Due mondi, lo dicevo prima, quello del turismo ma anche quello della scuola, che purtroppo sono stati penalizzati fortemente durante il periodo pandemico e che non a caso decidono di ripartire unendosi insieme. Assolutamente sì, assolutissimamente sì. La scuola e il turismo sono stati quelli che sono i segmenti sociali che sono stati più colpiti dalla pandemia. Basti pensare che, in questo momento c'è una voglia enorme da parte degli insegnanti e degli studenti di uscire, di riappropriarsi della propria libertà e della propria voglia di conoscenza di posti nuovi. Questo è quello che è successo in Bitus. In 4 giorni abbiamo avuto, appunto, come dicevi tu poco fa, circa 13.000 presenze da tutto il sud Italia che testimoniano appunto l'enorme voglia di riprendersi la propria vita e il proprio gusto del viaggiare, di scoprire. Esatto, qual è stata, però mi permetta, la risposta dei ragazzi? Perché lei ha, insomma, ad apertura ha messo l'accento su un aspetto importante, no? Inizialmente la concezione era quella di andare e fare le scampagnate, visitare luoghi semplicemente come mera scampagnata. Oggi invece c'è tutt'altra idea, tutt'altra ideologia, cioè fare turismo vuol dire conoscere il nostro patrimonio archeologico, il nostro patrimonio artistico, significa valorizzarlo e ancor più proiettarlo sui giovani ragazzi, ci permette di guardare sul lungo periodo proprio sul mondo del turismo, quindi anche non turismo di prossimità, ma quello dei nostri ragazzi, dei quali farne appunto anche una vera e propria attività lavorativa poi, un domani. Sì, guarda, il turismo scolastico che io non dico è stato
più o meno penalizzato, cioè messo un po' in secondo ordine, ma è stato rivalutato in questa occasione. Se tu pensi che il turismo scolastico muove in Italia ogni anno 19 milioni di persone, intorno alle quali girano poi ulteriori 20 milioni di persone che sono rappresentate dai genitori. Per cui il turismo scolastico non è un segmento minore del turismo, anzi, probabilmente è il motore. Anche perché, questo è importantissimo da tenere presente, il turismo scolastico ogni 3 o 5 anni si rigenera, perché il ciclo scolastico che duri 3 anni o Esatto. che duri 5 anni poi dà la possibilità al luogo, diciamo scelto per fare la visita guidata, di essere rivisitato. Io stesso che praticamente mi occupo di turismo scolastico culturale realizzando uno spettacolo particolare nelle grotte di Castelcivita, parlo dell'inferno, spesso mi è capitato, siccome lo facciamo da 16 anni, spesso mi è capitato di trovarmi oggi degli insegnanti che erano venuti a vedere lo spettacolo quando erano studenti. E questo è il riciclo del turismo scolastico, questa è Il l'importanza. binomio importante, quello che in realtà lei ha ricordato con le sue parole, abbiamo detto anche all'inizio, che oggi con la pandemia in realtà il turismo assume tutt'altro valore, soprattutto il turismo di prossimità, riuscire a valorizzare e a comprendere, no? Essere consapevoli della bellezza e della grandezza del nostro patrimonio artistico e archeologico, ma soprattutto il turismo, al di là della visita in sé per sé, il turismo significa fare cultura, significa far muovere la cultura. Allora io le chiedo da questo punto di vista, al di là della presenza dei ragazzi, quali visitatori di queste location, il turismo da dove dovrebbe ripartire secondo lei? Da questo, il turismo deve ripartire da questo, dalla scoperta dei luoghi che, non sono, che sono fuori dai circuiti convenzionali. È troppo facile andare in visita agli scavi di Pompei, per fare un esempio, ma è molto più difficile magari andare a scoprire i capelli di Venere che sono Esatto, nel sì. Cilento, no? Che posso dire il parco, il meraviglioso parco naturalistico del Matese, cioè quello che noi abbiamo tentato di mettere in evidenza nei 4 giorni di Vitus è anche questo, il valore dei siti minori, interni, sia della Campania che dell'Italia intera, perché è da questo tipo di movimento che si genera anche una economia di indotto e quindi come dire, ricchezza viene spalmata non Certo. solo nei grandi, nei grossi accentratori di interessi, ma anche in dei piccoli borghi che sono poi fantastici. Che sono altrettanto fantastici, esatto, appunto nell'esemplificazione fattiva la riapertura e la riqualificazione e valorizzazione dell'ex polverificio borbonico proprio all'interno di Pompei. Intanto grazie davvero, quindi un progetto ambizioso, Vitus, che sicuramente proseguirà e che prevederà la presenza di altri tanti siti da far conoscere alle nuove ma anche vecchie generazioni. Se posso, rubo solo 30 secondi, dire che questa iniziativa ovviamente è stata realizzata grazie al sostegno della Regione Campania, del Parco Archeologico di Pompei e della Coop Culture, che è la più grossa cooperativa culturale d'Italia, grazie alla quale è stato possibile realizzare quello che abbiamo fatto. Siamo già al lavoro per la Per seconda la seconda edizione. edizione. Intanto abbiamo raccontato al nostro pubblico la prima edizione di Vitus, grande successo. Ne abbiamo parlato per l'appunto con l'ideatore e organizzatore di questa 4 giorni, con Domenico Maria Corrado. Grazie davvero, complimenti e a presto e buon lavoro. Grazie a voi per avermi ospitato e arrivederci a presto. E complimenti ancora per la trasmissione. Grazie. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Restate con Mattina Live.